Domani alle 18.30 a Lucca torna in campo il Pescara, torna a disposizione Georgi Tungjov che è rientrato dagli impegni della nazionale. Il tecnico boemo in conferenza stampa ha detto: finalmente ho tutto l'organico a disposizione. Nessun indizio di formazione, probabilmente giocherà Ivan Mesic in difesa nonostante la diffida, nonostante mercoledì si rigiochi contro la Torres che è prima in classifica nel girone B, ma il difensore classe 2001 con molta probabilità sarà in campo dal primo minuto. Per il resto ci sono ancora dei ballottaggi, tornerà squizzato in mediana. La Lucchese è una squadra che fa giocare a calcio, ha detto Zeman, che poi ha sottolineato come contro la Vispesaro, nonostante lo 0-0, secondo il boemo sia stata la miglior partita del Pescara. Con le immagini di Diego Martelli ci andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Zeman. A vantaggio. A me piace giocare con le mie squadre contro le squadre che giocano a calcio. Lucchese gioca bene, ha delle buone individualità e come squadra si sa come gioca. In riferimento a quanto diceva poco fa sulla Lucchese, che è una squadra che gioca al calcio e lascia anche degli spazi, tatticamente Cuppone è una buona soluzione dall'inizio oppure anche lì non guarda queste cose, fa le scelte in base a come si sono allenati i ragazzi in settimana? Grazie. Io guardo la mia squadra e, ripeto, cerco di mettere quelli che ritengo più adatti a certi tipi di partite. Come Cuppone è sempre un giocatore che disturba gli avversari con il suo movimento, ma a parte che a lui per me queste due partite ha fatto bene, cioè forse la prima ha giocato troppo per dietro, la seconda ha giocato tante palle in avanti e mi serviva quello più movimento. Io ripeto, mentre squizzato è giocatore che gioca bene, sta bene, ora sta bene. Aveva problemi prima e se venite al campo di allenamento vedete che gioca fasciato con il ginocchio. Non lo vedete purtroppo e quindi non sapete. Intanto, se finendo il discorso Vergani-Tomasini, se è come squizzato, nel senso ora stanno bene e sono pronti per giocare o ancora qualcuno di loro fisicamente è indietro? Stanno bene nel senso che si allenano come gli altri. Poi il discorso più tattico. Ok. Mentre per Aloy, lei poco fa ha detto che ha fatto quelle due buone partite da play. Vabbè, anche se voi non vi piace quando gioca regista, però a me mi ha dato soddisfazione queste due partite. Le volevo chiedere se come Perugia può essere impiegato anche da mezzala oppure se ora per lei è solo regista. Può giocare anche da mezzala, visto che l'ha fatto per tutta la carriera. Dal punto di vista difensivo, Milani Moruzzi ad oggi, dopo tutte queste partite, che idea si è fatto? Cioè, dove è più bravo Milani e dove è più bravo Moruzzi? E se ci può spiegare un po' la Lucchese come caratteristica? Vabbè, si sono andati già a cambio diverse volte. Una cosa è che qualcuno lo voglio risparmiare per la prossima, per me sono tutti e due alla stessa situazione. La Lucchese? Che squadra è? La Lucchese è una buona squadra che gioca un buon calcio, poi per ora non la gioca come noi, visto che siamo davanti di qualche cosa, però io spero che la vogliono giocare, noi la vogliamo giocare, poi alla fine si vede.